Salve a tutte e a tutti. Oggi voglio parlarvi di un tema spesso poco affrontato quando si parla di Feng Shui in Italia, ovvero il posizionamento di un altare domestico. Cerchiamo subito di far chiarezza su una cosa. Quando io parlo di altare, parlo proprio di altare, quindi di luogo di preghiera, di luogo in cui la persona decide di comunicare con la propria divinità, i propri spiriti, a seconda del culto di provenienza, o anche eventualmente per i propri defunti e antenati. Non dobbiamo mai confondere l'altare con quello che è l'angolo dell'abbondanza. L'angolo dell'abbondanza è un'altra cosa. Alla fine può apparire a un occhio disattento quasi come un altare, perché spesso magari si possono riportare degli oggetti che posizioneremmo anche su un altare domestico. Tuttavia sono due cose completamente diverse. L'angolo dell'abbondanza o angolo della ricchezza è quel luogo di casa solitamente posizionato all'angolo opposto e più distante rispetto alla porta di accesso della stanza principale dell'abitazione, e che è una sorta di luogo di riposo del chi. Nel senso, nel naturale scorrere anche dell'attenzione dei nostri occhi all'interno di una stanza, il posto in cui si ferma è appunto questo angolo dell'abbondanza. Quando invece noi parliamo di altare, parliamo propriamente di un luogo dedicato esclusivamente a un ambito di spiritualità, quindi a un ambito che in un certo senso potremmo definire anche metafisico, ovvero di comunicazione con l'ultraterreno o con il non materiale, oppure di ricordo appunto dei nostri antenati. Per posizionare correttamente un altare utilizzando i consigli del Feng Shui dobbiamo valutare due cose principalmente. La prima cosa è qual è il tipo di altare, ovvero è un altare per gli dèi, per la fede, per pregare, o è un altare dedicato ai nostri antenati, quindi un luogo in cui io vado a ricordare il profondo legame che mi lega alla linea familiare. E già questi due altari sono due altari fortemente differenti, perché uno sarà più legato a un'energia celeste e di tipo yang, in quanto è proprio la massima espressione di come noi possiamo innalzarci verso l'esterno, verso qualcosa di superiore. E infatti solitamente gli altari dedicati alle divinità vengono individuati come funzione di tipo yang, quindi molto attiva e attivante. Al contrario, un altare che dedico ai miei defunti, magari con le foto o comunque dei ricordi che mi legano a questa persona, a queste persone, a questa nostra linea familiare, viene più considerata un altare di tipo yin, molto privato innanzitutto, perché parliamo di una linea familiare che quindi è individuale e specifica di quella persona, e soprattutto solitamente agli antenati ci si rivolge pensando a quanto andato, quindi al nostro passato, nuovamente un concetto collegato allo yin, e a quanto il nostro rispetto, il nostro ricordarci della loro esistenza crea un legame più legato ad un'energia di tipo yin, quindi dell'acqua. Infatti l'acqua come fase energetica rappresenta proprio anche quel passaggio tra la morte e la vita, che è l'inizio, lo step necessario per una nuova manifestazione di qualcosa. Quando scegliamo quindi, a prescindere dal culto di appartenenza, sappiamo ci sono religioni o sistemi filosofici spirituali che consigliano di tenere degli altari a domicilio. Ad esempio è molto comune, soprattutto per chi professa la fede buddista, ad esempio avere un altare che utilizza sia per meditare osservandolo, sia per innalzare le proprie preghiere, o comunque pensare, appunto ragionare sui profondi principi filosofici del buddismo. Ma ad esempio anche nella nostra tradizione cristiana, nel cattolicesimo romano,
e veniva consigliato anche proprio di fare degli altari a casa. Gli altari a casa, tra l'altro, hanno anche quelli cattolici, hanno delle indicazioni ed è curioso il fatto che le indicazioni che danno possono comunque essere estremamente affini ai principi del feng shui. Infatti, ad esempio, se noi dobbiamo costruire un altare cattolico all'interno della nostra abitazione, di solito viene consigliato il colore rosso per il fondale, ad esclusione dei giorni particolari come possono essere le feste dei morti o la quaresima, che richiedono il nero e il viola, colori tipici del canone, insomma, cristiano. In questo modo noi possiamo già capire che, nonostante la distanza culturale ci possa essere dall'Italia alla Cina e tra le nostre due culture, anche nella religione cattolica il rosso viene appunto collegato come colore forte, colore da dedicare al divino. Quindi, quali sono le istruzioni? Le istruzioni innanzitutto sono quelle di posizionare l'altare in un luogo il più possibile all'altezza del nostro cuore. Questo per una questione di rispetto, perché solitamente nella metafisica cinese appunto si consiglia di posizionare testi sacri, oggetti sacri, immagini di dei, bodhisattva, spiriti, sempre da questa altezza in su, perché comunque è tutto un ambito collegato al chi celeste, quindi al chi, quello là più al chi superiore. Invece, per quanto riguarda il materiale, in realtà è molto variabile, però solitamente si dice sempre: cercate di creare un altare che abbia il fondo stabile, quindi con delle gambe, non altari magari con un fondo in vetro o altari appesi al soffitto. No, deve essere stabile e dare un senso di sicurezza, di essere lì e di essere sicuro. Ovviamente non tutti hanno case che permettano di dedicare uno spazio intero a un altare, a un ambito di spiritualità. Per cui, eventualmente, se le metrature proprio non lo concedessero, l'importante è che sia solidamente appoggiato al muro. Non, l'altare non può essere mai posizionato senza qualcosa dietro, poiché proprio la nostra concentrazione nel momento della preghiera o nel momento del ricordo dei nostri avi deve essere verso ciò che è sull'altare, no oltre. Per quanto riguarda la direzione, invece, è molto importante fare attenzione alla tipologia di altare e il posizionamento all'interno dell'abitazione. Innanzitutto, se abbiamo un altare Yang, quindi per la divinità, per gli spiriti, per il culto attivo, lo posizioneremo sempre contro una parete, preferibilmente verso sud. Per quale ragione? Perché verso sud è l'energia più affine, è la direzione più affine all'energia di tipo fuoco, e quindi quando noi stiamo pregando, quando noi stiamo meditando nei confronti del nostro altare, verso il nostro altare, guarderemo, saremo rivolti verso sud. Al contrario, se stiamo portando le nostre preghiere, il nostro ricordo agli antenati, invece sarà più consigliabile avere l'altare poggiato verso una parete nord, in modo tale che quando noi siamo davanti all'altare guarderemo in quella direzione, quindi ottenendo anche l'informazione energetica acqua che ci deriva dal livello spaziale. L'unica ovviamente non tutti possono avere una parete nord o una parete sud posizionata in modo adeguato, con uno spazio adeguato per creare un altare. Quindi, indicativamente, in linea di massima si dice sempre: cerchiamo solo di evitare l'allineamento o il posizionamento lungo l'asse delle terre. Che cos'è l'asse delle terre? All'interno dell'abitazione è la direzione che va da nord-est a sud-ovest, passando per il centro. Asse delle terre significa sia non allineare proprio nella direzione nord-est-sud-ovest o sud-ovest-nord-est l'altare, né posizionarlo proprio in quel settore dell'abitazione. In particolare, cerchiamo di non posizionarlo al centro della casa, anche se ci fosse un muro. Infatti, il centro della casa è un ambito, un luogo più collegato al transito, alla creazione di legami, allo scambio energetico. Quindi è più collegato alla vita attiva, alla vita reale, alla vita manifesta della persona, piuttosto che alla vita spirituale. Nord-est e sud-ovest, per quanto siano terra yang e terra yin, quindi generalmente che trasmettono un senso di stabilità, di sicurezza, a livello
di informazione generale, essendo il passaggio dallo yin allo yang, il nord-est, e dallo yang allo yin, il sud-ovest, genera quell'energia mista che è molto attivante soprattutto per l'ambito spirituale. E infatti, se ci pensiamo, il nord-est viene chiamato anche il cancello degli spiriti, quindi quel luogo in cui il mondo spirituale più yin, più profondo, più subconscio si unisce al mondo materiale attivo, proattivo, che arriva con lo yang. E viceversa, al momento del sud-ovest noi passiamo da tutto il manifesto verso il rientro in sé, verso appunto l'ambito più yin. Queste due direzioni quindi sarebbero un po' instabili per riuscire a contenere un'informazione energetica comunque molto attivante come quella di un altare. Quindi cerchiamo di posizionarlo in altri settori e cerchiamo un po' di adeguarci alle disposizioni, alla disponibilità appunto di spazio che abbiamo in casa. Infatti non dobbiamo costruire un altare gigantesco, anche un piccolissimo spazio dedicato esclusivamente a quella funzione avrà lo stesso un impatto positivo se correttamente organizzato e rispettato durante la nostra giornata. I consigli poi per l'organizzazione interna sull'altare quali sono? Se preghiamo delle divinità, solitamente la divinità deve essere posta nel luogo più alto rispetto a qualsiasi altro tipo di elemento. Ad esempio, anche se non si parla propriamente di divinità, se creiamo un altare buddista, la rappresentazione del Buddha dovrà essere più alta rispetto ad esempio di quella di altri bodhisattva minori o comunque di Rinpoche, di qualsiasi figura legata alla fede che vogliamo esporre sull'altare. Anche secondo la tradizione cinese, ad esempio, solitamente nella parte più alta si mette Guan Yin, quindi che sarebbe il corrispettivo di Avalokiteshvara della tradizione buddista, che è già seduta sul loto e quindi è già rialzata, e dopo attorno ci si potranno mettere altre figure, sempre collegate al culto di appartenenza. Se parliamo dei consigli che invece ci dà il cattolicesimo romano, avremo sempre la stessa indicazione. Infatti si dice sempre che in centro, nella parte più alta, va il crocifisso, quindi mai la croce. La croce è un simbolo che non rappresenta la divinità in sé, non rappresenta il Cristo, rappresenta il suo pentimento, cioè la sua punizione e tutto il percorso di liberazione che ne consegue. E quindi il crocifisso starà in centro, eventualmente contornato da candele che possiamo sempre utilizzare perché comunque, sapete, sono elementi ovviamente collegati al fuoco. E dopo sotto eventualmente rappresentazioni di santi, della Madonna, di altre figure collegate al culto che però non sono allo stesso livello del Cristo. Ci sono poi delle religioni, come sappiamo, tipo l'Islam, che sconsiglia, cioè non fa in modo da non utilizzare immagini rappresentative, e infatti solitamente in quel caso, invece di un vero e proprio altare, si può allestire una zona di preghiera che però sarà sempre rivolta in direzione della Mecca a seconda del luogo in cui viviamo, e che quindi può essere comunque organizzata come un luogo riparato e protetto dove poter innalzare le proprie preghiere. Per quanto riguarda il colore, di solito si dice meglio il rosso come fondale, che è un colore molto attivo ed è un colore comunque nobile, o l'oro, che è nuovamente collegato allo yang, collegato al sole, anche se in sé porta sempre un po' di informazione metallo, che in questo caso ci sta anche bene. Parliamo comunque di una forma di potere spirituale che si ha su di noi. Al contrario, per gli altari dedicati ai defunti, preferiremmo dei colori più scuri, più collegati all'acqua, come può essere un blu scuro, un nero anche. Evitiamo ovviamente di usare materiali di scarsa qualità, cioè se vogliamo fare un altare, facciamolo bene, non compriamo le statuine in plastica, tanto per. Ovviamente, se la nostra intenzione è quella di farlo, ma non abbiamo la possibilità di realizzarlo, è veramente sempre meglio utilizzare delle immagini stampate piuttosto che comprare statue o altri
elementi di bassa qualità, perché noi stiamo osservando, noi stiamo proiettando all'interno di un oggetto la nostra fede, il nostro intento, e quindi è sempre meglio che anche questo oggetto abbia una dia, trasmetta un senso di solidità e di armonia, cosa che spesso negli oggetti stampati in serie e con materiali di bassa qualità non riusciamo mai a raggiungere. Per quanto riguarda l'attivazione, di solito si consiglia sempre di chiedere appunto un parere per la date selection, perché appunto è un elemento molto forte all'interno della nostra casa, può diventare un elemento molto forte, e quindi cerchiamo sempre di evitare le date meno consigliate, che potrebbero creare disarmonia dopo l'inizio dell'allestimento o dell'utilizzo dell'altare. Un ultimo consiglio che do a livello di posizionamento è quello di evitare poi di mettere sopra l'altare qualsiasi altro tipo di oggetto, perché l'altare e soprattutto la figura della divinità deve essere sempre il più in alto possibile, non che deve essere in alto da non raggiungerlo, deve essere quella posizionata nella parte più alta dell'altare senza niente sopra, e ancora meglio se lo stesso è posizionato nel cosiddetto punto di controllo, punto del comando. Quale sarebbe? Sarebbe la posizione centrale del muro che guarda verso la porta, però mai diretta verso la porta, quindi proprio frontale alla porta o frontale a una finestra, perché non è il suo luogo adatto, sempre leggermente laterale, in modo tale che non vi sia un allineamento diretto. Per la stessa ragione evitiamo di posizionare l'altare proprio a ridosso della porta d'ingresso, perché la porta d'ingresso è un punto al Mingtang interno, quindi è un punto dove l'energia deve accumularsi dopo andare verso la casa, non può andare direttamente verso l'altare, perché sennò ne avrebbe degli effetti negativi quella che è la nostra vita quotidiana. Ed evitiamo anche di posizionarlo sotto le scale, perché come dicevo prima non vi deve essere niente sopra un altare. Posizionarlo sopra le scale trasmette persino l'informazione di ci sto calpestando sopra. Se dobbiamo metterlo vicino alle scale per una questione di spazio, ad esempio può andare bene metterlo a ridosso, quindi abbastanza vicino all'inizio delle scale, purché dietro non ci siano finestre o altre aperture, perché in realtà attirando le scale, l'energia, che il chi che dovrebbe viaggiare verso il piano superiore, porta una quantità maggiore di chi in quell'area, e quindi anche l'altare ne avrà il beneficio, e un altare ben tenuto ovviamente creerà dei benefici anche per noi stessi. Quindi ricordiamoci sempre, a prescindere da quale sia la nostra forma di fede, di spiritualità, da quale sia la nostra relazione, ad esempio, con i nostri antenati, con la nostra linea familiare, riuscire a rispettare questi elementi che, anche se non possiamo averne prove scientifiche, ovviamente, portano da sempre a noi un'informazione di crescita, di tutela, di protezione, di sicurezza, va molto bene all'interno della casa, perché come sappiamo la nostra casa di fatto è il nostro tempio, è il tempio dell'uomo, è lo spazio sacro dell'uomo, quindi inserire correttamente un elemento come un altare è importante quanto il posizionamento di un letto o di una postazione di lavoro. Mi raccomando, mai l'altare nella camera da letto, perché la camera da letto, soprattutto se parliamo di una coppia, deve essere uno spazio privato dedicato esclusivamente alla vita di coppia. Quindi in camera da letto non dovremmo neanche avere foto di parenti, di figli, di altro, al massimo appunto le foto della coppia. Un altare quindi sarà molto, soprattutto se è un altare dedicato ai nostri antenati, sarà un altare molto poco indicato per la camera da letto, in quanto lì dobbiamo vivere la nostra vita più intima. Il resto è esterno, deve essere comunque posizionato in una zona più yang, quindi che può essere condivisa anche dai nostri ospiti, da più persone.
proprio per non creare delle, non so neanche interferenze, le definirei più squilibri tra la nostra vita attiva e la nostra vita più inconscia, quindi la nostra vita yang e la nostra vita yin, e tra le nostre funzioni più manifeste, quindi quello che dopo si proietterà sulla nostra relazione col mondo esterno, e quelle invece sono le nostre funzioni più interne, quindi il nostro equilibrio psicofisico e la nostra psicologia individuale, che anche il posizionamento di un luogo dove poter manifestare correttamente, adeguatamente la nostra fede può essere molto d'aiuto. Quindi, se volete creare un altare, forse questi giorni, soprattutto per quanto se si riguarda i nostri defunti, sono molto indicati, e se volete poi un consiglio sulle date più adeguate, scrivetemi pure e vi aggiornerò.